Prestigioso appuntamento la scorsa settimana a Ginevra per la BCC di Sassano, che insieme ad altre due banche di credito, Cooperativo Meridionali, ha rappresentato l'Italia in occasione dell'evento annuale organizzato nell'ambito dell'86esimo Salone dell'Auto da Pictet Asset Management, una delle più importanti case di investimento a livello internazionale. Pictet ha incontrato nella sua sede di Ginevra le banche di credito cooperativo per approfondire le conoscenze del gruppo e condividere le linee di investimento, le aspettative sull'andamento dei mercati finanziari per l'anno in corso e quello che si delinea per il futuro. Ad essere invitate solo 10 banche di credito cooperativo italiane e 3 del sud Italia, tra le quali appunto la BCC di Sassano, rappresentata nell'occasione da Gianfranco Di Miele, responsabile dell'ufficio finanze dell'Istituto di Credito di Sassano. Aver preso parte all'evento si traduce, al di là della soddisfazione di essere tra i pochi istituti di credito cooperativo ad essere stati invitati, in maggiori opportunità per i clienti della BCC di Sassano. Un incontro estremamente stimolante, formativo, perché ci ha dato modo di poter, come dire, confrontarci e condividere quelle che sono le aspettative sui mercati e le view di mercato con alcuni fra i gestori più prestigiosi e più importanti che ci sono attualmente, voglio dire, in circolazione. Noi già dal 2011, attraverso la partnership che abbiamo con BCC Risparmio e Previdenza, che è la SGR del gruppo del credito cooperativo, abbiamo stipulato una convenzione che ci permette di distribuire alla nostra clientela una dozzina fra le case di investimento più importanti a livello internazionale. Ad esempio la stessa Pictet, piuttosto che JP Morgan, Morgan Stanley, BNP Paribas, Schroeder e altre case, per un po' una gamma di prodotti che si aggira intorno ai quasi 700 fondi comuni di investimento e SICAV. E questo ci consente di poter realizzare nell'ambito della gestione dei portafogli dei nostri clienti quello che è, secondo me, il principio più importante e fondamentale che bisogna sempre tenere presente, che è quello della diversificazione. Molto spesso si tende ad associare, soprattutto alle BCC e in particolare poi a quelle di piccola dimensione, una, come dire, connotazione di banche che si limitano a forme tradizionali e semplici di risparmio e di investimento. Senz'altro abbiamo anche quello nel nostro catalogo prodotti, ma ritengo che le esigenze del cliente siano quelle di avere un portafoglio ben strutturato, ben diversificato e che consenta di poter cogliere quello che è effettivamente il suo profilo di rischio.